partiamo con la nostra considerazione, parcella trattata con ugelli di tipo tradizionale, quel bianco che vedete è il tracciante che abbiamo usato, abbiamo, come dicevo prima, fatto una sorta di fotografia della distribuzione che abbiamo fatto. In questo caso, contrariamente a quello che si fa con la taratura delle macchine, che vediamo quanto distribuiscono, qui possiamo vedere come distribuiscono. Vedete la tipologia di gocce che questi ugelli creano. È molto variegata, da gocce molto piccole a gocce un po' più grandi. Tenete presente che se ci fosse stato un vento di oltre 3 metri al secondo o equivalente a 12 km ora, gran parte di queste gocce non sarebbero arrivate a bersaglio, sarebbero state portate via dal vento, mentre il limite operativo, che è di 3 metri al secondo, non avrebbe inefficiato la distribuzione fatta con gli antideriva, perché hanno anche un limite operativo maggiore, attorno ai 5-6 metri al secondo di vento. Quindi moltiplicando per 4, 5 per 4, 20 km a ora circa di vento, e quindi anche dal punto di vista pratico hanno un innalzamento operativo maggiore. E poi la tipologia di distribuzione anche su vegetazione piuttosto folta, vedete il grado di penetrazione, non so se si riesce a vedere, ecco qui che è più folta, vedete che le gocce arrivano anche sotto perché sono di dimensioni maggiori, e quindi raggiungono le foglie basali, che sono il luogo dove si sviluppano le infezioni primarie. Cosa molto importante è contenere queste infezioni, perché poi pregiudicano tutto il numero di trattamenti che saremo poi costretti a fare durante la campagna. Quindi si voleva solo far notare che con piccoli accorgimenti si può massimizzare l'efficacia dei trattamenti che noi andiamo a fare. Perché considerate che la deriva vuol dire anche sottrazione di prodotto alla nostra superficie trattata. Ecco. Quindi si innesca anche la considerazione che andando a sottodosare i prodotti si genera poi la possibilità, tengo a precisare, la possibilità di insorgenza di resistenze dei patogeni ai trattamenti effettuati. Quindi apriremo tutto un grande capitolo di discussione, che non è il caso di fare qui.